Buongiorno a tutti e benvenuti alla Ricci Bros, la casa d'aste più grande del mondo nel settore agricolo e industriale. Mi chiamo Alessio Becchietti e sono il responsabile della divisione agricola per il mercato italiano. Ci troviamo qui a Caorso, in provincia di Piacenza, dove 4 volte all'anno si svolgono le più importanti aste internazionali del settore agricolo e industriale. L'obiettivo di questo video è di spiegarvi e di farvi vedere come è semplice partecipare alle aste Ricci Bros. Qui potete trovare migliaia di macchinari ed attrezzature agricole e industriali provenienti da tutto il mercato italiano. Parliamo di trattori ed attrezzature agricole provenienti da agricoltori, contoterzisti, concessionari o costruttori, libere da qualsiasi vincolo ipotecario, usate e anche nuove. Le potete vedere e provare nei 2 giorni antecedenti l'asta, dove svolgeremo per voi, quindi per chi non ha mai partecipato, una simulazione d'asta. Vi faremo vedere che cosa succederà il giorno successivo. Venite con me, entriamo! Alle aste Ricci Bros chiunque può partecipare. Se volete soltanto vedere tutti i macchinari in vendita o se volete semplicemente capire come funziona l'asta Ricci Bros, potete entrare liberamente, visitando il piazzale o il teatro d'asta per tutto il tempo che vorrete e per qualsiasi esigenza chiedete pure, io ed i miei colleghi saremo ben felici di aiutarvi. Se invece volete partecipare come compratori, servono carte d'identità e codice fiscale se siete dei privati, carte d'identità, ragione sociale o bigliettino da visita e partita IVA se siete aziende. Come compratori è indispensabile fornire una cauzione tramite assegno circolare che non verrà incassato, ma soltanto trattenuto nel caso vi aggiudichiate il lotto che vi interessa. Quando decidete di uscire, se non vi siete aggiudicati nulla, riconsegnando il catalogo con il vostro numero da compratore, vi verrà restituito immediatamente il vostro assegno circolare e nessun costo vi verrà addebitato. L'assegno circolare deve essere di minimo 2.500 euro se il vostro limite di spesa è inferiore ai 10.000 euro. Diventa di 10.000 euro invece se il vostro limite di spesa è inferiore ai 40.000 euro. Nel caso il vostro limite di spesa sia superiore ai 40.000 euro, dovrete calcolarne il 25%. Facciamo un esempio, se il vostro limite di spesa è di 100.000 euro, 25.000 euro sarà il valore del vostro assegno circolare. Benissimo, qui vi potete registrare. In pochi minuti le mie colleghe vi aiuteranno in questa semplice operazione, facendovi firmare il modulo di partecipazione all'asta come compratori e consegnandovi il catalogo generale con tutti gli articoli in vendita e il vostro numero da compratore. Perfetto, siamo pronti per entrare in asta Ricci Bros. Come potete vedere, questo è il teatro d'asta. Di fronte a voi sfileranno tutti i mezzi uno alla volta. Ogni articolo viene definito lotto ed ogni lotto ha un proprio numero identificativo. In quella postazione c'è il banditore d'asta, che è l'unica persona che parla. Facciamo un esempio. Quando entri il lotto numero 1, il banditore chiederà a voi: chi mi offre questa cifra? Immediatamente sugli schermi di fronte a voi comparirà il numero del lotto e la richiesta del banditore. Se nessun compratore accetterà tale proposta, il banditore ridurrà la sua richiesta chiedendo una cifra inferiore. A questo punto, se volete confermare la richiesta del banditore perché vi sembra un ottimo prezzo, dovrete semplicemente alzare la mano, facendovi vedere dal mio collega di fronte a voi, che alzando la mano a sua volta comunicherà al banditore la vostra offerta. Immediatamente il banditore rilancerà chiedendo una cifra superiore, che vedrete comparire immediatamente sempre sullo schermo di fronte a voi. Se nessun altro partecipante, alzando la mano, confermerà questa nuova richiesta del banditore, quest'ultimo, dicendo la parola sold, che in inglese significa venduto, confermerà a voi la vendita del lotto. A quel punto il mio collega che avete di fronte vi chiederà il numero da compratore che farete vedere alzando il catalogo e confermerà al banditore la vendita del lotto. Se avete concluso i vostri acquisti, ritornando all'ingresso dove vi siete registrati, restituendo il vostro numero da compratore, vi verrà consegnata la fattura pro forma di ciò che avete acquistato, con l'importo che entro 7 giorni dovrete saldare a mezzo bonifico bancario. Dopo aver saldato la fattura, potete organizzare il ritiro di ciò che avete acquistato.
Nel caso non ne abbiate la possibilità, possiamo formularvi un preventivo di spesa e organizzeremo noi il trasporto al vostro domicilio. Avete visto? Partecipare alle aste di Cibros è veramente semplice. Per qualsiasi informazione, questi sono i miei contatti. Non esitate a chiamarmi. Un saluto a tutti e vi aspetto qui a Caorso alle prossime aste di Cibros.